nome è Michel Barbet. Barbet, per chi capisce francese. Tutti qui. Tutti, sono bravi in francese. Allora, quasi quasi posso fare un intervento in francese, va bene? No. No, no, no. Allora, mi volevo presentare. Io vivo a Guidonia, Montecelio, da 1993. Perciò ho un cittadino che conosce le problematiche del territorio, un cittadino italiano, perché ho anche la cittadinanza italiana, oltre a quelle francese. Un cittadino che ha voglia di fare un qualche cosa per il nostro territorio. Rappresento in questo momento il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. E come molti di voi sanno, come ripetiamo spesso, noi vogliamo mettere al primo posto il cittadino. Il cittadino dovrebbe essere veramente da tutti i partiti politici o movimenti politici l'obiettivo primario, diciamo la politica dovrebbe indirizzarsi per essere l'obiettivo primario per agevolare, migliorare la sua vita, e questo è che noi abbiamo intenzione di portare avanti. Guidonia Montecelio è una grande città, la terza città per numero di abitanti, siamo all'incirca 90.000 abitanti, una città importante che vive vicino alla capitale. Questa capitale, soffriamo anche i disagi della capitale, soffriamo diversi disagi. Una città che purtroppo ultimamente non è, a nostro parere, ma credo che è un po' il parere di tutti, non è stato propriamente amministrata. Non vi voglio annoiare con i famosi buchi finanziari, tutti lo sapete. Chi andrà a governare, per chiunque di noi andrà a governare, sarà molto difficile, ma lo dobbiamo fare. Un giornalista tempo fa, dopo una serie di domande, mi ha detto: adesso devo fare l'ultima domanda, ma chi gliel'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Me l'ha fatto fare perché anch'io ho una famiglia, perché io vedo che i miei figli hanno avuto difficoltà, perché ormai sono grandi, ad andare a scuola perché c'è un problema di trasporto pubblico. Ho un figlio che è andato a lavorare in Inghilterra perché non trovava lavoro qui, tuttora un figlio che ancora studia e ha difficoltà con la scuola. Sono nonno, sono preoccupato per la mia bambina, perché il problema non è soltanto sul nostro territorio ma anche a livello nazionale. Me l'ha fatto fare perché io da cittadino, come tutti voi, voglio migliorare il nostro paese, il mio paese, il nostro paese dove viviamo. E Guidonia purtroppo ne ha molto bisogno. Guidonia ha un problema ambientale. Devo fare un piccolo punto sul problema ambientale, che so benissimo che qui, seduto a fianco a me, abbiamo un'idea molto diversa su quello che riguarda i rifiuti. E volevo dire qui che noi come Movimento 5 Stelle non possiamo più accettare un rifiuto che possa venire dall'esterno del nostro territorio. Guidonia ha dato abbastanza, il TMB è sotto sequestro, non ci sono possibilità di, come è stato detto da più esponenti, la possibilità di riaprire l'Emiolato, tanto meno il TMB. L'altro problema e gli altri problemi, perché non sono più di uno, e che noi con il nostro programma abbiamo intenzione di andare a risolvere. C'è il problema del trasporto pubblico, poi ultimamente si è anche aggravato col trasporto scolastico, che va divisionato, va rivisto. Noi abbiamo delle zone che sono completamente isolate. Io penso a Colle Verde, se una persona deve andare a fare una carta d'identità per una persona anziana o che per chi non è munito di una macchina è molto difficile arrivare in comune oppure al centro Tibur, no? Per poter fare un semplice documento. Abbiamo anche il problema che riguarda il lavoro. Il nostro territorio non è molto industrializzato,
per lo più è industrializzato. Io sto pensando a Recava, per esempio, dove c'è l'estrazione del travertino che va esportata all'estero per la lavorazione. Sarebbe opportuno creare dei laboratori per esempio la lavorazione del travertino, e questo potrebbe essere un punto per il lavoro. Il turismo, si potrebbe rilanciare il turismo. Io penso a Montecelio, la rocca di Montecelio, si potrebbe sviluppare quel luogo, incentivare il comparto alberghiero nonché della ristorazione. Volevo dire, a questo proposito, noi siamo vicini alla capitale, come dicevo prima, dove vengono milioni di persone ogni anno, passano sulla Tiburtina, vanno a Villa Adriano e poi vanno a Tivoli, e qui non ci si ferma. Perciò l'amministrazione, la prossima amministrazione, dovrebbe fare in modo sì che, coinvolgendo le agenzie di turismo, cercare di portare il turismo sul nostro territorio. Montecelio potrebbe diventare un luogo dove potremmo organizzare, io mi immagino, tutta una zona pedonale dove si potrebbero aprire piccole attività, dove vendere i nostri prodotti regionali, per esempio. Per questo è per quello che riguarda il lavoro. Non vorrei andare un po' più sul voi ragazzi, voi giovani. Io mi sono preparato un po' di punti. Abbiamo notato, girando per i mercati, parlando con voi, che Guidonia manca di luoghi di incontri dove si potrebbe avere, scambiare competenze, scambiare le vostre passioni, centri giovanili dove uno si potrebbe esprimere in modo, esprimere le sue competenze, appunto, e quello che vorrebbe trasmettere ai suoi coetanei. Il problema della viabilità per arrivare nella città di Roma, nonché di trasporto pubblico, fa sì che molti di voi non hanno difficoltà a spostarsi e si sono un po', diciamo, come dire, una condizione di isolamento, anche perché non ci sono le strutture sul territorio per poter incontrarci, appunto. Perciò dal nostro programma noi abbiamo l'intenzione di lanciare diversi progetti che va a riattivare varie strutture pubbliche per mettere a disposizione, appunto, di voi giovani, dove si potrebbero organizzare i corsi di formazione, riqualificare i parchi, le aree verdi, riqualificare le piazze dove si potrebbero organizzare vari eventi all'aperto. Io penso anche proiezioni cinematografiche, si potrebbe organizzare piccoli concerti per piccoli gruppi di giovani che, talenti del territorio, che si potrebbero esibire, chi potrebbe anche, si potrebbe fare anche gallerie d'arte dove chi ha la passione della pittura potrebbe fare vedere le sue opere. Le biblioteche, sappiamo che ultimamente le biblioteche su Guidonia sono state chiuse per via di un non rinnovo del contratto. Anche lì le biblioteche sono molto importanti. La biblioteca dovrebbe essere un punto di riferimento culturale, socioculturale. Anche lì lo sforzo deve essere molto forte, questa è la nostra intenzione. Altra cosa che ci preme è rendervi partecipe all'amministrazione comunale. Si potrebbe già iniziare, per tanti di voi giovani, organizzare assemblea con l'assessore di riferimento, in questo caso la scuola, il turismo, adesso poi l'ha definito, insieme a gruppi di ragazzi o associazioni di ragazzi, di giovani, per poter partecipare a un programma delle idee che poteva avere l'amministrazione, appunto, per creare questi eventi. E contemporaneamente potrebbe essere il modo di poter farvi avvicinare all'amministrazione pubblica, a un'amministrazione, già sono passati 2 minuti, ancora due, perfetto, un'amministrazione invogliarvi ad avere, a mettere del posto in questa amministrazione. Questo secondo me è molto importante. Io mi sono scritto molti punti, vedo che il tempo vola e è difficile a dire tutto. Quello che vi voglio dire,
a voi giovani, dovete essere partecipe alla vita pubblica. Andate a votare con la vostra testa, cercate di informarvi il più possibile, e sarà sempre un apporto positivo per la nostra comunità. Io vi ringrazio tanto, vi ringrazio di avermi ascoltato, avrei avuto tante altre cose a dirvi, ma il tempo stringe, che siamo proprio in chiusura, e comunque per chiunque voglia più informazione abbiamo un sito web, casomai per chi è interessato vi do indicazioni, dove abbiamo un programma che va a elencare tutte le nostre iniziative che faremo sul territorio. Vi ringrazio a tutti e buon proseguimento. Storia. Grazie.